One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Quale regalo immenso può fare la sorte a un ragazzino appassionato di musica e in particolare di rock che ha la possibilità di trascorrere intere giornate con una band che sta affrontando un tour? È quello che è successo in età adolescenziale al regista Cameron Crowe. Questa esperienza elettrizzante e difficile da dimenticare viene trasposta in un film che nasce da un suo soggetto, poi sceneggiato e anche diretto da lui. D'altronde, chi meglio di Crowe può raccontare una vicenda così totalizzante vissuta in prima persona? Nasce Quasi Famosi, Almost Famous, la storia di un ragazzino a cui viene commissionato un reportage incentrato sulla vita di una band in tour per gli Stati Uniti da una delle più importanti riviste musicali del mondo. Nella parte del ragazzino protagonista troviamo Patrick Fugit, al suo esordio cinematografico, primo in una lunga carriera spesa fra cinema e televisione. È circondato da un cast di autentici talenti della recitazione, come Billy Crudup, Frances McDormand, che per il ruolo di questo film ha ottenuto un grande successo di critica, insieme a una nomination come miglior attrice non protagonista, ma anche Philip Seymour Hoffman, che qui sostiene il ruolo di Lester Banks, il più importante giornalista e critico musicale negli anni d'oro del rock. Poi c'è anche Kate Hudson, Zooey Deschanel, futura star della serie televisiva New Girl, e Jimmy Fallon, destinato a diventare una delle più importanti personalità televisive. Siamo nel pieno degli anni 70, il periodo più prolifico e creativo per la musica rock. L'adolescente William Miller si appassiona a questo genere grazie ai vinili di sua sorella Anita, custoditi gelosamente dalla madre che non vede di buon occhio lo stile di vita che accompagna quel tipo di musica. Se vuoi diventare un vero giornalista, non puoi essere amico delle rockstar. Facci apparire fighi. Guarda che sarà una brutta storia, ti offriranno da bere. Non prendere droghe! Non prendere droghe! Ti faranno volare gratis con loro. E David Bowie! Incontrerai delle ragazze. Noi non siamo groupies, non abbiamo rapporti sessuali con loro. William coltiva la sua passione per il rock e dopo qualche anno scrive al critico musicale Lester Banks della rivista Rolling Stone. Colpisce così tanto la sua attenzione, grazie alla sua prosa e alla sua passione per la musica, che viene incaricato di scrivere un articolo sugli Stillwater, band di supporto dei Black Sabbath. Una volta pubblicato l'articolo, l'editore della rivista decide di spedire il giovane talentuoso in tour con la band per raccontare le gesta on the road degli stessi Stillwater. Un sogno per il quindicenne William, un incubo per la madre, che continua a ripetersi che il rock le ha rapito i figli. Il film si sviluppa dal punto di vista di questo ragazzino che viene instradato dalla veterana delle gruppi, il cui soprannome è Penny Lane, innamorata del chitarrista della band. William dovrebbe mantenere la sua oggettività di reporter, ma pian piano viene coinvolto e risucchiato nelle vite al limite di questi ragazzi, coinvolti dallo stile di vita che il rock impone in quegli anni. Un'esistenza da bruciare velocemente, fatta innanzitutto di eccessi, poi di rivalità, passione per la musica, ma anche necessità di fare business. Insomma, il ragazzo viene preso nel vortice della vita sregolata della band. Riuscirà a preservare la sua integrità fino in fondo? Lo scoprirete guardando il film. La pellicola è un racconto onesto e fortemente realistico che ha ottenuto un Oscar come miglior sceneggiatura originale e un Golden Globe come miglior commedia musicale. Ha dato l'avvio a diverse carriere cinematografiche, mentre alcune di queste sono state consacrate, compresa quella del regista. La colonna sonora è il suo punto di forza, come prevedibilmente si verifica in una pellicola che mette la musica al centro delle vicende. Quasi Famosi, Almost Famous, è disponibile su YouTube, Prime Video. Fazzoletti 1 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché il regista riesce a raccontare la musica restituendo il senso di un'epoca. Buona visione!